Per le penne rigate di cecco vi propongo una ricetta con pesto di rucola e pinoli e scorfano marinato. Abbiamo bisogno per questa ricetta del vino bianco, limone, filetto di scorfano, rucola, parmigiano, pinoli, olio di oliva extravergine, gli esclusivi, penne rigate di cecco. Cominciamo con la nostra ricetta. Come prima cosa abbiamo bisogno dell'acqua salata per la pasta. Poi il pesto di rucola. Frulliamo la rucola con pinoli, parmigiano e olio di oliva extravergine, gli esclusivi. Togliamo il pesto dal mix e prepariamo il pesce. Togliamo la pelle del scorfano e tagliamo il scorfano a fette. Mariniamo il pesce con sale. Prendiamo il limone lavato bene e usiamo la buccia, solo la parte cialla, un po' di olio di oliva e lo facciamo riposare per 10-15 minuti. Siamo pronti a cuocere la pasta. Buttiamo la pasta in acqua salata, 13 minuti di cottura. Rosoliamo lo scorfano per qualche istante nella pentola calda e paniamo con del vino bianco. Ancora quasi crudo, lo togliamo perché voglio dare al fondo solo un po' di gusto di scorfano, ma il scorfano deve rimanere comunque poco cotto. Aggiungo un po' di acqua di cottura, un po' di peperoncino, togliamo le penne rigate di cecco e aggiungiamo al nostro fondo. Aggiungiamo il pesto di rucola per dare un colore bello verde. Una volta mantecato bene, aggiungiamo anche il pesce precedentemente cotto e cominciamo a riscaldare il tutto. Impiattiamo prima le penne e poi decoriamo il piatto con il pesce, con un po' di limone grattugiato e un po' di peperoncino. È pronto il nostro piatto. Penne rigate di cecco con pesto di rucola e pinoli e scorfano marinato. Buon appetito!